In questo video vediamo come realizzare una sfumatura a mano, mescolando assieme due paste sintetiche di colori diversi. Iniziamo lavorando a mano le paste sintetiche in modo che risultino morbide. E diamo poi una forma triangolare al panetto. Accostiamo i due panetti triangolari in modo da ottenere un quadratino, che andremo a schiacciare con un rullo non in questa direzione, bensì in questa, in modo che quando lo ripiegheremo su se stesso, il gran parte del bianco rimarrà sul bianco e il marrone rimarrà sul marrone. La sfumatura si creerà solo al centro. Iniziamo! Dopo aver appiattito per la prima volta, ripiego il lavoro su se stesso, in modo che il bianco si sovrapponga al bianco e il marrone si sovrapponga al marrone. E ripeto l'operazione. E lo stesso passaggio verrà eseguito più e più volte. Piego il lavoro su se stesso, faccio sì che un pezzetto di marrone vada a finire sul bianco e viceversa. Se non disponete di un rullo, potete anche lavorare con le mani. Come potete vedere, il lavoro tenderà ad allargarsi un po', quindi vado spesso a compattare, riducendolo un po' in larghezza. L'importante è ricordarsi sempre di ripiegare il lavoro dalla parte giusta, in modo che il colore scuro rimanga sul colore scuro e il colore chiaro sul colore chiaro. La sfumatura si creerà invece al centro, dove i colori scuro e chiaro si sovrappongono un po'. La realizzazione della sfumatura a mano richiede molto più tempo rispetto alla realizzazione con la macchina stendipasta. Ecco qui che la sfumatura comincia a farsi più evidente. Continuate a lavorare ripiegando su se stesso il lavoro finché non otterrete il risultato desiderato. Buon lavoro e buon divertimento!